Ciao a tutti, questa sera prepariamo la minestra al pesto. Ottima, anche se mangiata tiepida. Vi do gli ingredienti. La sera per una persona ci vorranno 250 g di patate, un bel ciuffone di basilico, una cipollina, un paio di spicchi d'aglio, se vi piace un po' di pepe nero. E come spezie abbiamo un cucchiaino di brodo granulare di verdura e un cucchiaino di aglio in polvere. E poi lui, il nostro ingrediente segreto. Procediamo, tagliuzziamo cipolla, patate, aglio e pure lui, il nostro basilico. Al lavoro! In una pentola capiente mettiamo le cipolle, l'aglio, le patate, le nostre spezie, a chi piace il pepe, metà del basilico tritato. E acqua fino a coprire abbondantemente il tutto. E a questo punto, fuoco alle polveri. Portiamo il tutto a bollore. Adesso che è cotto per oltre un'ora, spegniamo e aggiungiamo il restante basilico. E vai che lo Ecco impiattiamo. l'impiattato. A questo punto un po' di parmigiano, grana, pecorino, quello che preferite, un filo d'olio extravergine d'oliva. E l'ingrediente segreto sono un cucchiaino scarso di pinoli tritati finemente che aggiungeremo alla nostra zuppa. È una zuppa veramente saporitissima. Provatela e ditemi se vi è piaciuta. Se vi è piaciuta, soprattutto, condividete la ricetta con chi deve perdere peso e se vi va, regalatemi un like. Ciao, alla prossima ricetta!